parlare il tedesco, io non conosco il francese e quindi mi viene più facile farlo in tedesco. Das ist ein kleines Gespräch, viele Italiener möchten wissen etwas über ihr Leben und ich fange sofort an mit der ersten Frage. Allora, ho detto che molti amici italiani sono curiosi di sapere qualcosa della sua vita e pertanto io comincio subito con la prima domanda, però gli ho anche detto per tranquillizzarlo che è una, non è un'intervista ma è una chiacchierata che facciamo tra amici. Also, Sie sind, wo sind Sie geboren? In welcher Stadt in Frankreich? Ich bin geboren in Fontenay-Rouge, ein Vorort von Paris. Wie weit ist von Paris? In der Stunde. Ah, è nato in una città a circa mezz'ora da Parigi. Und warum wollen Sie jetzt in Deutschland? Perché vive adesso in Germania? Questa cosa mi sembra anche strana. Ja, ich wohne in Deutschland, wenn ich habe gedacht, es gibt in Deutschland der Gruppe Zero in Düsseldorf und die Deutschen sind sicher sehr begeistert von der Gruppe Zero. Und ich bin ein bisschen enttäuscht, weil der Gruppe Zero ist fast unbekannt, außer in Düsseldorf, fast unbekannt in Baden-Württemberg zum Beispiel. Allora, gli ho chiesto appunto come mai lui ha scelto di vivere in Germania essendo francese e se mi date la telecamera, grazie. No, perché vedo la sua, ecco, perfetto. No, perché devo fare, no. E dicevo, gli ho chiesto come mai vive in Germania e mi ha detto siccome lui ha fatto parte del gruppo Zero, il gruppo Zero, adesso ne parliamo, ve lo anticipo, è un gruppo che nasce a Düsseldorf agli inizi degli anni 60 e il gruppo Zero però è sconosciuto in Francia, mentre invece lui ha pensato che andando a vivere in Germania sarebbe stato un po' più conosciuto. E il gruppo Zero è un bekannt in Francia. Totalmente unbekannt. E ma no, yes. Jetzt sie haben eine Ausstellung gehabt in Saint-Étienne Museum, aber das ist ein kleines Museum. Ja. Und da sind so wenig Werke von der Gruppe Zero drinnen. Ah, questo è un peccato. Dice che il gruppo hat keinen Erfolg gehabt. Lui dice che il gruppo Zero è poco conosciuto in Francia, adesso ha avuto una mostra nel museo di Saint-Étienne, che però dice è un piccolo museo e hanno esposto tra l'altro pochi lavori. Visto che l'argomento è il gruppo Zero, a questo punto partiamo da lì. Allora, unser Argument ist il gruppo Zero. Können Sie also, erklären, was il gruppo Zero sagen wollte? Wann wurde gegründet und was wollten die Künstler mit ihren Kunst sagen? Er war gegründet durch Hans Matt und Toto Pin. Das war 1958. 58, ja. Ja. Und sie wollte nach dem Krieg Tabula Rasa machen für einen neuen Anfang. Ah, allora, yeah. Che vedete? Dice che il gruppo Zero era formato da tre artisti, Gunther Rücker, Pine e Mack, nasce nel 1958 a Düsseldorf e il loro, io gli ho chiesto che qual era l'obiettivo di questi artisti, che cosa volevano dire questi artisti, e lui ha detto che questi artisti volevano fare tabula rasa, cioè volevano azzerare, volevano chiudere con l'arte che era nata nel dopoguerra. Di questo il gruppo Zero va enttäuscht von dem Weltkrieg. Ecco, poi l'intervista va avanti, adesso ve la risparmio perché è lunga, però mi interessava arrivare a questo punto, cioè la parola azzeramento, tabula rasa, avete sentito, no? Gruppo Zero. La cosa curiosa, ecco, il gruppo Zero non dice total unbekannt, vuol dire completamente sconosciuto. E pensate che è un gruppo che oggi costa 300.000 euro. L'ultimo lavoro di Gunther Rücker ha fatto una cifra del genere. In un anno e mezzo è cambiato da così a così. Lui si riferiva a 40 anni di attività, cioè era sconosciuto. Adesso, nel 2010, voi pensate quanto tempo ci vuole prima di rivalutare un gruppo, è partito questo fenomeno. Oggi è partito il fenomeno di Manzoni, di Castellani, di Fontana, gente che 15 anni fa, Boetti, non aveva quelle votazioni. Ecco, lui ha fatto parte di questo gruppo, così chiudiamo l'argomento, ha fatto parte, avete sentito, con Otto Pine, con Gunther Rücker, con Macke, ha fatto parte del gruppo Zero e quindi di questo azzeramento, il suo modo di azzerare è bruciare. Allora, poi gli abbiamo fatto altre domande, per esempio gli ho chiesto che cos'è il rosso e lui
campionato